Questa riforma costituzionale voluta da Renzi, costruita tramite un asse penoso, passatemi il termine, tra Renzi e Verdini, appoggiati in alcuni casi da altri gruppi di opposizione o che fanno finta di fare opposizione, ci troviamo in questo momento con una riforma costituzionale che ha due punti debolissimi e che noi riteniamo fondamentali. Il primo, toglie il diritto di voto agli italiani e di conseguenza il signor Renzi si accaparra la possibilità di poter nominare i parlamentari, di poter nominare e far sì che suoi amici o amici di amici possano sedere in Senato. E questo è, diciamo, che è una cosa vergognosa, perché abbiamo sempre detto che il potere deve essere in mano al popolo e quindi nel momento in cui Renzi ci dice che il potere invece deve essere in mano solo a lui, noi non siamo d'accordo. Secondo motivo è un motivo importante, soprattutto per noi della Lega, che abbiamo sempre creduto all'indipendenza, all'autonomismo, alle regioni. Vengono tolte le competenze alle regioni, vengono riportate le competenze in capo a una persona sola, il solito Renzi, e di conseguenza la cosa che a noi non piace è appunto il fatto che con un colpo di spugna si siano spazzati via anni e anni di lotte della Lega, di tutti i popoli e di tutte le persone che hanno votato la Lega e hanno creduto in tutti questi anni che l'autonomia e il federalismo fossero la miglior risposta possibile.